Stamattina in diretta, più tardi, fra un'oretta diciamo. Vediamo Villa Piccioni sull'estate ternana, eventi KO, Bracco, centro multimediale e Pavigno da valorizzare, l'ennesima estate senza grandi nomi e un cartellone povero. Per fare numero, tra gli eventi sono contabilizzati anche i saggi di danza delle scuole ternane. Si salva solo Narni, Orvieto è in forze. Questo sì, un evento, la bella addormentata sui passi del balletto di Mosca. Torna l'appuntamento estivo con il balletto classico, organizzato da Visioni in Musica all'anfiteatro romano. Alle 21 di mercoledì 31 luglio andrà in scena uno dei capolavori ballettistici dell'Ottocento, la bella addormentata. La musica è di Tchaikovsky, la coreografia di Marius Petipa. A danzare sarà la compagnia New Classical Ballet Moscow. Un bel evento fissato per il 31 di luglio. Vediamo lo sport. Faccia di Achité. La Ternana, la giovane promessa del PSG. Acquistato dal Parma, sarà girato a una squadra di Serie B per farsi le ossa. La società di Via Leardi tenterà il colpo di mercato per il reparto difensivo, ma la strada è in salita. Stringono i tempi per tenere vitale il rossoverde, il Napoli vuole 500 mila euro per il riscatto. Ma non va in ferie e raddoppia le attività. L'impianto ternano non chiude, si insegnerà lo sport ai bambini sulla scia del campione Foconi. Questi alcuni titoli dal Messaggero in edicola questa mattina. Vivo da re, non ho bisogno più di quello che facevi tu per me. Alzo alle tre, mi guardo alla TV e sono sempre su, senza te. Sentiamoci ogni tanto, i vecchi compagni di scuola, i nostri vecchi eroi, no! Solo io, non crederai, ma sto da solo io. Io mi schietto a casa quasi mai, e tu non ti annoierai. Proprio, vuoi o da un po', non mi conosco.
Corre a dire.